Buongiorno ragazzi, allora oggi finalmente, beh, finalmente fino a un certo punto, è arrivata la neve e quindi ho deciso di fare questa recensione di questo prodotto che serve, di questo piccolo riscaldatore per serre, questo, poi vi lascio il link in descrizione. Prima andiamo a vedere insieme come è composto e che cosa c'è all'interno della scatola. Poi dopo andiamo a vedere il suo funzionamento e l'accensione. Questo antigelo, diciamo questo sistema antigelo, serve, qua dice la scatola, serve fino a 2 metri quadri va a bioetanolo, paraffina, insomma questi combustibili. La durata dovrebbe essere a pieno serbatoio, che è circa un litro e mezzo, dovrebbe durare circa 10 giorni, quindi potrebbe essere un sistema che risolve problemi per molti noi coltivatori che hanno, diciamo, serre medio-piccole. Adesso andiamo insieme, dopo la sigla, a vedere che cosa troviamo all'interno della scatola. Eccoci qua. Allora, all'interno della scatola troviamo il libretto di istruzioni, ovviamente, che poi magari andiamo a vedere insieme. Troviamo i vari componenti che formano questo riscaldatore per serra, che è praticamente diviso in contenitore di liquido che semplicemente facendo pressione esce, con all'interno il suo stoppino regolabile da questa vite. Poi rimettiamo lo stoppino, vediamo. Possiamo rimetterlo e rincastrarlo, oh, e così è a posto. Dopodiché abbiamo la parte del bruciatore dove c'è lo scanso per la vite di regolazione e poi abbiamo il coperchio con l'antifumo e il rompifiamma. Così il nostro sistema è completo. Allora, all'interno delle istruzioni troviamo questa pubblicità dei loro vasi e dei loro sistemi di irrigazione, che potrebbe essere molto utile, tipo queste ampolle da mettere sotto il terreno che si possono riempire d'acqua e fanno da riserva idrica, molto interessanti. Sono in terracotta, molto carine, anche se non mi fido eccessivamente della terracotta perché mi dà sempre l'idea di trattenere dei sali che poi vengono rilasciati successivamente, quindi non mi fido. Per quanto riguarda le istruzioni di installazione, appunto quello che vi dicevo io, il sistema completo. Le istruzioni sono in inglese, vediamo se ci sono anche in lingua italiana. No, ci sono in inglese e in tedesco, direi. Quindi assolutamente non istruzioni in italiano. Ah no, ci sono istruzioni per l'uso. Pagina 24. Eccole qua, abbiamo le istruzioni in italiano. Capacità serbatoio 1 litro e 7, consumo 0,0069 litri ora, durata massima a pieno carico 10 giorni, dimensioni 2,40, 2,10 x 130 mm di altezza. Tipo di petrolio, ovviamente bioetanolo premium. L'apparecchio, vediamo un attimo le avvertenze, attenzione, va bene, bisogna cercare di stare attenti perché effettivamente ho notato anche io dove ci sono i rivetti ci si può tagliare, niente di particolare, pericolo, non spostare l'apparecchio di riscaldamento acceso, mi raccomando. Allo stesso modo non rabboccarlo se vi è combustibile all'interno perché c'è pericolo di incendio, quindi lo riempite al massimo, lo posizionate in serra,
e non lo toccate. Se lo dovete spostare, lo dovete spegnere e una volta spento lo potete spostare. Io ci tengo a leggere queste cose perché normalmente non si leggono bene le istruzioni e questi apparecchi funzionano comunque a fiamma, anche per le serre. Qua lo danno per una serra di minimo di massimo 2 metri quadri, ma state molto attenti, io ho una serra di giusti 2 metri quadri. La mia serra è totalmente in plastica, comunque ha la copertura in plastica come la maggioranza delle serre. Tenete la finestrella della serra aperta e tenete il nostro dispositivo antigelo all'interno della serra, al centro, lontano dalle pareti, perché comunque la sua funzione riscaldante, essendo a fiamma, sarà comunque molto importante. Di conseguenza, se voi lo tenete troppo vicino alle pareti, potrebbe dare fuoco a tutto, per cui state molto attenti a dove lo posizionate. Non lo utilizzerei assolutamente per serre eccessivamente piccole, fino a 2 metri quadri, ma assolutamente no per quelle piccole serre da balcone che ben sappiamo, che proteggono solo dal vento e difficilmente dal gelo. Voi fate conto che adesso sta nevicando, all'esterno la temperatura è di 0 gradi, all'interno della mia serra comunque ho 3 gradi e mezzo, quindi già la mia serra ha una funzione antigelo per temperature abbastanza basse, e protezione anche da temperature abbastanza basse, anche perché ho coibentato con un po' di polistirolo. Ma nella serra, quella piccola da balcone, non lo utilizzerei mai. Altre cose, pericolo di ustioni, utilizzo riempire il serbatoio di 1,5 litri di bioetanolo classe premium, lasciare spazio di 10 millimetri nella parte superiore del serbatoio. Lo stoppino ha bisogno di circa un'ora per impregnarsi completamente. Non accendere mai lo stoppino asciutto, ovviamente, se no prende fuoco. Installare l'apparecchio in un luogo protetto dal ribaltamento, a distanza dagli elementi infiammabili di almeno 30 centimetri. Accendere lo stoppino vabbè, ok, accendere lo stoppino, ribaltare il coperchio. Dopo 5 minuti, verificare l'altezza della fiamma dopo 5 minuti e nuovamente dopo 15 minuti. Se si sviluppasse fumo all'altezza della fiamma, utilizzare la manopola di regolazione. Per spegnere la fiamma, ruotare completamente lo stoppino verso il basso fino a soffocare la fiamma e spegnerla. L'eccessiva fumaggine dello stoppino dovrebbe essere rimossa con una spazzola. Lo stoppino è, oltre a quello che si può formare, diciamo nella parte interna, questa retina si potrebbe sporcare. Quindi, una volta ogni tot, spegnete e andate a pulire, con una piccola spazzola. Durante la fase di combustione è necessario assicurare una ventilazione sufficiente, in caso contrario sussiste il pericolo che la fiamma non riceva sufficientemente ossigeno e quindi di conseguenza si spegne. Spegnere la fiamma prima di rabboccare. Se si utilizzano nuovi stoppini, stessa cosa di prima, un'ora di tempo prima di andare a mettere il nuovo, ad accendere di nuovo la fiamma. Una cosa che non vi ho fatto vedere, c'è la griglia laterale, poi per la reazione comunque sono presenti nella parte laterale delle piccole griglie che, oltre a far uscire ovviamente calore, fanno anche sì che si possa propagare, che si possa alimentare la fiamma di ossigeno. Adesso andiamo a riempirlo, facciamo passare un'ora e poi ci ritroviamo per vedere se tutto funziona. Allora ragazzi, siamo arrivati al dunque. Adesso procediamo ad accendere, è passata un'ora, e procediamo ad accendere questo marchingegno che vediamo se farà il suo lavoro. Fiamma ossidrica che non mi serve per bruciare niente, ma serve per accendere questo scaldaserra. Alziamo un pochettino lo stoppino e accendiamo. Acceso. Si è acceso. Le istruzioni dicono di tenere controllato un quarto d'ora e poi ancora un quarto d'ora dopo.
Adesso lo teniamo un pochettino qua, ok. Mettiamo la copertura sopra. E poi mettiamo il coperchio del bruciatore che dovrebbe servire per tenere . Si sente una leggera puzza di bruciato. Intanto vi faccio vedere all'interno di questa serra che cosa tengo mentre il nostro bruciatore fa il suo lavoro e inizia a scaldarsi, e vediamo poi come andrà. Allora, qua ci tengo di tutto, dai cefalotus alle elianfore, alle nostre magiche saracenie, questa è una psittacina. A tutte le amiche drosere, pigmee, carbarup, piuttosto che scorpioide, tutto, ci tengo tutto. Drosophyllum, che sta benissimo, tutte le pinguicole, Dionee, che adesso sono quasi tutte in riposo, saracenie purpure, varie saracenie. Dentro qua io ho tutte le piante grasse. Qua fuori ho delle altre piante grasse, qua ho due darlingtonia californica e qualche piccolo bonsai che necessita di protezione. Spagno. E tutto e basta, direi. Adesso vediamo quanto cambia la temperatura. In questo momento la temperatura è, non so se si riesce a vedere, di 3 gradi. E già sono diventati 3 gradi 2 nel giro di poco. Nel giro di poco, adesso vediamo un attimo, cambiando, insomma, lasciando qua un pochettino quanto la temperatura migliorerà. E vediamo soprattutto se non prende fuoco la casa e la serra. Allora, ragazzi, cosa possiamo dire? Per il momento, io l'ho tenuto acceso un quarto d'ora, 20 minuti, la temperatura è salita di quasi un grado, da 2,8 a 3,6. Quindi questa cosa mi rincuora. Il posizionamento, il calore, diciamo, non va troppo in alto, come vedete, però fa sempre freddo, non è che si scalda la serra, ma semplicemente vi evita le ghiacciate, soprattutto per serre come queste che hanno questi teli doppi, ma che comunque non sono fatti per proteggere tanto dal gelo quanto più dal vento. Ecco, mi raccomando, secondo me un posizionamento ideale è quello che ho fatto io. Adesso vi faccio vedere bene, ma praticamente proprio in centro alla serra, lontano da qualsiasi cosa, in maniera che non possa prendere fuoco niente. Mi raccomando, state molto attenti. Ecco, vi faccio vedere. Queste sono le saracenie. Vedete che il posizionamento è lontano, come dicono le istruzioni, 30 cm da qualsiasi cosa possa prendere fuoco. Adesso vediamo se realmente c'è la possibilità che le temperature si mantengano stabili, ma direi che l'aggiornamento da questo punto di vista lo facciamo nel prossimo video, per vedere come sarà andata proprio questo aspetto. Al prossimo video, è stato un piacere e grazie mille a tutti, siamo arrivati quasi a 200, persone che seguono il canale, sono molto orgoglioso di questa cosa. Per oggi è tutto, vi lascio con qualche immagine dei miei cefalotus all'aperto, che comunque coprirò con TNT perché la protezione non è mai abbastanza in questo periodo. Se riesco a girare la telecamerina, vi farò vedere i cefalotus. Eccoci qua. Guardate che belli. Che colori incredibili. E poi la bellissima elianfora, sempre tenuta all'esterno, il mio esperimento di quest'anno. Quest'anno l'esperimento prevede la elianfora fuori, eterodoxa per minor, fuori.